che cosa può rappresentare di voi? Cioè, fatemi capire che cosa realmente può rappresentare. Se mi perdonate, mi do un po' d'acqua perché non riesco più a. Perdonatemi, il bello della diretta. Anche il bello della diretta. Guardate, io personalmente non voglio entrare, normalmente qualcuno, io ho un grande pregio che non guarda mai, sinceramente, se mi chiedete i nomi della lista in cui ho aderito come indipendente del Movimento Democrazia e Solidarietà, lo voglio sottolineare, perché qualcuno dice: ma ti sei candidato con Tizio, con Caio? A parte che non sono candidato né con Tizio né con Caio, sono candidato contro tutti, perché se permettete, se devo rappresentare a voi devo battere altre persone, altrimenti se mi metto lì come l'alzabandiera, portare la bandiera agli altri, sinceramente me ne sto a casa mia, perché non vengo sicuramente a prendere in giro voi. E questo mi porta anche la vostra presenza, il vostro calore, ma soprattutto la vostra presenza qui, nonostante, ripeto, siete di più di quelli che ho chiamato, mi porta proprio a essere convinto che voi avete veramente la necessità, la sete, la fame di quella democrazia che oggi non ci rappresentano. Qualche signore mi diceva: ma ci sono le elezioni, ma chi dobbiamo votare, ma quello è bello, quello è brutto, quello è bianco, quello è nero. Onestamente c'è una confusione tale che, guardate, io personalmente vorrei trovare uno slogan, a parte, voglio dire, lo slogan elettorale è meglio solo che niente, l'altro sorridi Sardegna, cioè, voglio dire, ma lo vogliamo trovare uno slogan elettorale in cui diciamo lavoro e gioco, giovani, lavoro disoccupati, democrazia, sovranità, stipendi ridotti ai politici. Troviamo uno slogan serio, una buona volta per tutte, lo portiamo ai cittadini che magari ci voterebbero, ma vogliamo trovare un altro slogan che ho messo io qua dentro? Riduzione, che da anni lo stesso presidente Soru l'aveva dichiarato, lo voleva, riduzione del 50% dei consiglieri regionali, lo vogliamo trovare questo slogan tutti assieme? Lo volete voi? Io qua dentro l'ho messo, non capisco perché i candidati presidenti questo slogan non lo usano, non lo usano. Io vorrei capire se fra 5 anni ci troviamo qua, Paolo Caso riesce a far passare una legge, addirittura si fa questa cosa, diventa consigliere regionale, quindi automaticamente i consiglieri prendono 2500 euro di stipendio, vanno in pensione dopo 35 anni di miniera, va bene, tanto per un lavoro serio. Ok, dopodiché di indennità di liquidazione, che si chiama reintegro della società civile, non gli diamo 250.000 euro, ma gli diamo 2 pappine in testa, perché così sono più contenti anche. Vai, vai, vai a casa, adesso vai, dai cambio, vieni Andrea, vai, adesso entri tu. Cioè, come fanno i giocatori? Quando il giocatore è stanco si sostituisce, questi invece più sono stanchi, più sono proprio scardio sul saldo, e più li tengono. Perché è normale, cioè, voglio dire, abbiamo candidati di 85 anni, abbiamo candidati che ne hanno 70, abbiamo candidati, non lo so, ma i giovani dove sono? Cioè, le persone anche che non hanno 30 anni, ma che non hanno mai fatto attività politica, dove sono? Io voglio trovare queste forze nuove, senza nessuna affinità con un movimento politico, voglio trovare queste forze realmente vergini, chiamiamole così, vabbè, così forze vergini, che diano veramente quel flusso di ossigeno al cervello di questi signori, che li faccia capire che molto probabilmente, invece di chiacchierare, magari producendo, tanto me la copiano, però lo dico lo stesso, magari se un governatore che verrà, chiunque sia, facesse una legge che defiscalizzasse i prodotti petroliferi reali, visto che noi paghiamo un prezzo che è enorme per tutta la Sardegna, il prezzo dell'inquinamento, e abbiamo una fabbrica che è enorme, che è la Sardegna, allora iniziamo a pagare la benzina a Sardegna. Non abbiamo mai pensato, questo voglio sottolineare, che gli aerei forse arrivano e si riforniscono in Sardegna? Non abbiamo mai pensato che i turisti, invece di pagare 450 euro, che sembra che devono andare in America, perché noi paghiamo di meno per andare in America, invece se dovessero rifornire gli aerei qua, un Boeing chiaramente verrebbe anche facendo pagare molto meno? Cioè, non so, mi sembra veramente una scienza difficile per questi cervelli nobili. Allora io quello che chiedo onestamente, che lo chiedo con forza, che è quello che chiedete voi, che una promessa elettorale, io a questi signori non chiedo gli atti pubblici che faccio io e che pubblicherò, non so se lo dovrò pubblicare a pagamento, perché a quanto pare i giornalisti sono allergici ai costi della politica. Però con una buona notizia, quando paghi ti pubblicano tutto, a Murrungio su però ti pubblicano tutto. Comunque, volevo dirvi, quello che io voglio sottolineare, ripeto, a voi, perché vogliamo parlare di programma, adesso chiaramente entriamo nel vivo, chiaramente, perché non posso sempre fermarmi, dice vabbè, ma questo parla di costi della politica, non parla di nient'altro, alla fine dice cos'è, solo tagli, 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 alla fine non tagli niente.
E beh, io ho tagliato tutto già, onestamente, non mi è rimasto più niente in tasca. Allora, evidente che voglio dire, quello che invece mi interessa di più parlare con voi oggi è questo. Io ho cercato in questi 2 anni e mezzo in Consiglio Comunale di fare una battaglia che estenderei sinceramente alla mia regione, mi sentirei di estenderla con forza. Ed è una battaglia sul lavoro, una battaglia che vedeva impegnati, non so se qualche precario ci sia oggi, ma una battaglia che, anzi qualcuno c'è perché uno è vicino a me, qualche battaglia che vedessi il precariato non come uno strumento di ricatto per cui se non fai da bravo non ti riconfermo il lavoro, oppure se segui la mia linea politica te lo riconfermo, oppure ti faccio diventare improvvisamente stabile, non più precario. Ma vedesse realmente il precariato come una risorsa da risolvere a tempo breve, perché il precariato non è chiaramente come la politica che dopo 5 anni dovresti cambiare, in realtà non è così. Il precariato è qualcosa che oggi come oggi porta lo stipendio alle famiglie con figli, con moglie, con prole da mantenere. Ed è evidente che questo porta chiaramente a fare una lotta. Io ho tentato in tutti i modi, chiaramente, e sto continuando a tentare, non mi sono arreso, sul mercato all'ingrosso ortofrutticolo, perché credo che oggi distruggere l'economia di una città chiudendo un mercato sia pura follia, ma sia pura follia politica, perché chiaramente la funzione dei mercati è una funzione calmieratrice dei prezzi, oltre che una funzione economica di vendita. E per chi ha studiato quantomeno un esame di economia politica, capisce chiaramente, ma per chi non ha studiato la stessa cosa, l'economia, perché si capisce in 2 parole, capisce chiaramente che la funzione economica non la puoi tagliare chiudendo un mercato e sostituendolo con un mercato a 20 km pubblico-privato, che deve esistere, ha la dignità, e questo lo voglio sottolineare, la dignità e la forza di esistere, però non a prezzo di una chiusura di un mercato economico in un capoluogo di regione. Chi dice questo, molto probabilmente, chi dice questo non è neanche se stesso convinto, ma soprattutto credo che io come Presidente della Commissione Attività Produttiva, fino all'ultimo giorno in cui starò in carica, continuerò a essere convinto di questo e continuerò a cercare di far cambiare idea all'aula sovrana di un Consiglio Comunale che forse dovrebbe ragionare non con la testa degli altri, ma con la propria testa e con il proprio cervello. Questo per me è uno sviluppo. Allora, se partiamo da questo, forse la Regione Autonoma della Sardegna è inutile che stiamo girando attorno. Chi promette 100.000 posti di lavoro, chi ne promette 1 milione? Insomma, non, se dicono che io sono populista perché voglio ridurmi lo stipendio, mi passi, ma passatela tranquillamente. Ma chi promette posti di lavoro a go-go nell'arco di 5 anni, mi sembra che insomma un altro l'aveva promesso e ancora stiamo aspettando. Però al di là di questo, voglio dire, senza fare parti politiche, iniziamo a parlare di quello che abbiamo, ossia iniziamo a parlare del turismo. Ho visto che sono molti rappresentanti del settore turistico qua, ci sono molti rappresentanti dei chioschi, soprattutto che gestiscono anni e che tengono addirittura l'arenina del Poetto, che secondo me è la nostra risorsa principale. Onestamente, voi trovatevi un'altra regione italiana che ha, anzi europea, scusatemi, che ha lo stesso Poetto nostro, la stessa spiaggia nostra, il nostro litorale, e sinceramente io sono, mi do 4-10% tra 70, sinceramente, non lo so, ma sinceramente non credo che una cosa del genere possa esistere. E vi dico anche personalmente che se vogliamo parlare di politica seria, parlare di artigianato, parlare di turismo, parlare di agricoltura, parlare anche di disabilità in un altro senso, non come lucro, ma come sicuramente sviluppo, vuol dire anche che passare attraverso il lavoro e passare attraverso anche la defiscalizzazione del lavoro, perché è una cosa che pesa, ma qualcuno lo dovrà sentire prima o poi, vuol dire anche che l'impresario non deve spendere il triplo per assumere un dipendente, ma può spendere semplicemente la metà creando occupazione e migliorando la situazione economica di ogni singola città e di ogni singola regione. Mi sembra che questo chiaramente sia così semplice, così troppo semplice, che mi sembra che nessuno l'abbia recepito, oppure non lo si vuole recepire. Perché io ogni tanto mi chiedo, ma la Sardegna non è che vuole rimanere sempre, per volontà invisibile di qualcuno, retrograda, vuole rimanere sempre povera, vuole rimanere sempre piena di problemi, o vuole sempre rimanere piovoso oppure troppo arida? Perché io mi ricordo che c'era un periodo in cui non pioveva e avevamo la siccità. Allora improvvisamente portiamo l'acqua alla carbonia, poi piove e abbiamo le case allagate e i disastri economici. Qualcuno dice, no, ma sono eventi controllabili. Io ho sentito che questo in comune, in Consiglio Comunale, sono eventi che noi non possiamo controllare. Sicuramente l'evento acqua non si può controllare, però la pulizia dei tombini sì. Allora, evidente. Scusate.